Questi sono numeri che qualcosa vogliono dire. E io però, insomma, quello che è successo prima non posso valutarlo, valuto la prima trasferta che era quella di oggi. Chiaro, contro una squadra che sulla carta sicuramente è superiore a noi, sia a livello tecnico che anche fisico, che poi si è visto come abbiamo sofferto, soprattutto si calci da fermo. E quindi mi dispiace solo, insomma, di aver regalato i primi due gol. Avrei preferito che l'Arezzo, insomma, li facesse con delle azioni, invece l'autorete, poi l'infortunio del nostro portiere. È chiaro che sono cose che poi a livello mentale paghi. Fino al secondo gol è stata una partita la squadra, anzi primo tempo credo che ha tenuto bene il campo, ha provato anche a ripartire quando c'è stata l'occasione. È chiaro che dobbiamo sicuramente migliorare da questo punto di vista. L'Arezzo abbiamo steso un tappeto rosso facendola partire questa partita già 1-0 per loro, con l'autorete, quindi poi hanno giocato come volevano. Però, insomma, al di là di un altro calcio piazzato che credo sia andato a sinistra del palo, non ricordo occasioni che ci hanno creato dei fastidi. Quindi, però è chiaro che poi sul 2-0 gli spazi sono ancora di più ampliati e i cambi dell'Arezzo non sono i cambi che posso fare io, quindi insomma, se una squadra che poi ha sfruttato il doppio vantaggio, la partita, insomma, è andata come doveva andare. Che squadra ha visto a proposito dell'Arezzo, e soprattutto che idea si era fatto, soprattutto perché l'Arezzo veniva da una settimana difficile? Ma io non sono abituato a guardare se una squadra viene da una settimana difficile oppure da un periodo difficile. Io faccio una valutazione della rosa e reputo l'Arezzo, insieme alla Pistoiese, la squadra più attrezzata per vincere il campionato. Quindi, al di là delle difficoltà, credo che vada valutato il fatto che in qualsiasi caso l'Arezzo è lì davanti e secondo me ancora non ha espresso tutto il potenziale che ha. Quindi questa è sicuramente una cosa positiva, perché mi immagino quando gli ingranaggi riusciranno ad andare al proprio posto cosa potrà venire fuori. Quindi io direi di star tranquilli. È stata complicata, è stata una settimana dove abbiamo tirato le fila perché c'era bisogno, perché c'erano troppe cose negative intorno a noi. Io l'ho detto prima, il presidente ci ha fatto da padre, dove ci ha isolato, dove ci ha dato tranquillità, perché ne avevamo bisogno, perché si gioca anche con tranquillità a calcio. Penso che con il nervosismo, con l'ansia non vengono le cose fatte bene assolutamente, perché poi si sbagliano passaggi. Ciao Fede. Si sbagliano passaggi, si sbagliano i movimenti, si pensa solo al risultato, invece dobbiamo pensare a giocare. Quindi più che complicata, diciamo, è stata diversa come settimana. Ed è una settimana, una partita a vittoria che noi ci tenevamo molto. Dopo il pareggio domenica scorsa agguantato la fine, noi avevamo bisogno di vincere per noi stessi, perché ce lo meritiamo secondo me, e perché in campo abbiamo fatto vedere che era giusto così. Ma buone come domenica scorsa, perché domenica ho avuto delle grosse risposte. Oggi ho cambiato qualcosa, perché abbiamo tre partite secondo me in una settimana dove sono tre partite difficili. Oggi era la prima per tanti motivi, poi c'è mercoledì, quindi ho degli squalificati mercoledì, quindi non posso portare gente a giocare tre partite in una settimana dove arrivano sfiatati, e poi soprattutto perché ho una rosa che me lo permette. Quindi oggi abbiamo cambiato qualcosina, Vernizzi e Brick per esempio mercoledì sono squalificati, e piano piano dobbiamo sempre andare avanti e guardare in avanti, perché noi sappiamo cosa dobbiamo fare, perché quello, la prima cosa, noi dobbiamo vincere, perché sennò è inutile guardare gli altri. So che hanno vinto una partita a Pistoia Civita, quindi un campo difficile, 2-1, e le altre so che hanno vinto, ma noi dobbiamo andare avanti con la nostra strada e sapere che in questo momento non siamo da rincorrere, e dobbiamo rincorrere con piglio, con la voglia di fare una rincorsa importante. Quando loro caleranno un po', noi dobbiamo essere lì e a mangiarli. Piacevole, molto piacevole, l'ho detto prima, è stata la ciliegina sulla torta, perché ha fatto una settimana dove ci è stato vicino molto, dove ha capito il momento, perché non dimentichiamo, molti sono giovani, sono ragazzi del 94-95 e non vengono dall'Inter, dalla Juve, dal Milan, e quindi si ha bisogno anche di sentire l'affetto, no? Ci ha fatto da padre e oggi ha fatto
con questo gesto secondo me è stata la ciliegina sulla torta, e poi la squadra penso che l'abbia ripagato.